Nella mostra sono presenti anche dei modelli virtuali. Ci sono delle differenze concettuali tra i modelli virtuali e i modelli reali e sono metodi di rappresentazione alternativi? Credo che siano metodi di rappresentazione complementari. Penso che quello che si può ottenere... Immagina lo studio Gehry. Allo studio Gehry, quando c'è da fare un progetto, lui comincia a lavorare con la carta, fa un modellino di carta, poi mano a mano i suoi assistenti affinano questo modellino di carta, quando il modellino di carta è credibile cominciano a passare al computer, lo passano a scanner, lo cominciano a elaborare, eccetera, eccetera, ed è un tipo di cose. In questo caso i modelli virtuali sono modelli analitici che ci servono per capire i metodi costruttivi di nervi, no? Quelli che ci sono nell'ultima sala. Per tutto un altro mondo i modelli virtuali hanno in qualche modo sostituito parte di quello che era la... E soprattutto per la presentazione, no? Immaginiamoci che siamo nella stanza con decori eccessivi e barocchi del presidente del Kazakistan, arriva, non so, Greg Lynn o un altro architetto che ha forte propensione al digitale. Che cosa presenta? Presenta un video, no? Fatto con cinema 4D, oppure presenta un modello? Secondo me fino a un certo punto funziona il modello digitale. Credo però che c'è uno spazio di comunicazione, che è quello in cui le persone, no? Le persone che ci sono in questa sala adesso a vedere la mostra, forse per 1 su 10 sono architetti, no? Ecco, c'è uno spazio di comunicazione immediata, diretta, tangibile, forte del modello fisico che secondo me non viene coperta dal modello digitale. Forse il modello digitale è utile a certi aspetti del processo di progettazione, non sostituisce completamente l'aspetto di comunicazione del modello fisico. Lei ha parlato di una differenza riguardo modelli reali tra modelli che sono elaborazione e modelli che sono invece mera presentazione finale. Quanto le facoltà italiane stimolano nella produzione di modelli che siano una verifica spaziale in itinere del progetto? Quando io ero studente nella facoltà di architettura di Roma, quindi siamo, diciamo, nessuno di voi era nato, siamo tra il 74 e l'80, 81, era sostanzialmente proibito fare modelli, cioè l'idea era che il modello fosse un esercizio troppo artigianale che facesse perdere il senso della scala del progetto. Quindi il modello, perché il progetto poi era soprattutto linguaggio e il modello non è mai uno strumento per controllare il linguaggio di un edificio. Io poi andai per come dire, storia personale a passare degli anni, per diversi anni sono andato per lunghi periodi negli Stati Uniti a insegnare e tornai gasatissimo dal fatto che gli studenti in America progettavano sostanzialmente dal modello e da quello forse io, un po' di amici miei, un po' di persone che cercavano in quegli anni di, come dire, buttare un po' per aria l'architettura italiana, cominciamo un processo di sensibilizzazione all'idea che si potesse progettare pensando allo spazio lavorando sul modello. Però questo è un cambio non indifferente, perché l'architettura italiana tradizionalmente è un'architettura che lavora molto sulle facciate, no? L'architettura italiana è un'architettura di città, quello che l'architettura propone alle persone che la guardano è la sua facciata. Quando ci siamo svegliati da questo divertente sogno e questa simpatica utopia, ci siamo resi conto che però l'Italia si era trasformata, quello che una volta era una successione aggraziata di città e campagna era diventato un unico e complesso spazio in cui città e campagna stavano uno sopra l'altro, e quindi anche gli edifici di architettura, gli edifici urbani, gli edifici che un tempo immaginavamo immersi nella città si trovavano molto spesso ad essere oggetti, e quindi per la prima volta alla fine del secolo scorso l'architettura italiana si è trovata a confrontarsi realmente col tema dell'oggetto, della tridimensionalità, tranne i monumenti, le chiese, Bramante, ovviamente, o il Teatro del Mondo, che sono casi eccezionali. La tridimensionalità ha aiutato a riscoprire la potenzialità del modello come strumento di progetto. Io, come dire, mi ripugna vedere alle lauree questi modelli bellissimi, fatti spesso in laboratori a pagamento, preferisco vedere 5 brutti modelli che mi raccontano l'evoluzione del progetto, anche perché
in questo frattempo il concetto di linguaggio architettonico ha perso quella specie di ruolo passepartout che aveva 30 anni fa. Insomma, se uno poi ha le finestre quadrate o dritte o storte, non gliene frega più niente a nessuno. Quindi il tema dello spazio, della figura, della geometria è diventato più interessante e a volte il modello ci racconta questo meglio. I modelli virtuali hanno ormai raggiunto la perfezione, anzi si arriva anche a dei casi di ambiguità tra la realtà e la rappresentazione virtuale. Cosa ci Domani. aspetta il futuro della rappresentazione di architettura? Ma quello che impariamo dalla città è che le cose non spariscono mai, no? Le cose sono lì, poi ci sono altre cose che gli si siedono sopra, poi altre cose che gli si siedono sopra ancora. Cioè, una città è il risultato di tutte le sue epoche, non è mai risultato, non può scegliere un'epoca né può, come dire, arrendersi completamente all'epoca in cui vive. Quindi tutti questi nuovi metodi di rappresentazione aggiungono potenzialità al progetto. È molto difficile dirlo, perché se lei avesse fatto questa domanda alla fine degli anni 90 avremmo detto tutti la realtà virtuale, no? Fra 2 anni saremo tutti lì come nel film con Michael Douglas. O nel libro di Crichton, a toccare le super. Questo però poi non è successo, quindi evidentemente questa linearità di sviluppo di tecnica e percezione non è così prevedibile. Credo che continueremo, sì, certo, ci saranno programmi più semplici, più sofisticati, alcuni dei quali un po' mi irritano perché vedo i miei studenti perdersi dentro programmi di modellizzazione che semplificano molto, ma che poi dopo non riescono a tradurre facilmente in informazioni di progetto. Penso che continueremo a mischiare tutti i metodi, penso che continueremo a utilizzare tutte le tecniche e che i programmi saranno più sofisticati, più belli, però l'ambiguità c'è ovunque, no? L'ambiguità è nel rendering, che non riusciamo più a capire se è un rendering o una fotografia, ma l'ambiguità c'era anche nelle quattro finte Venezie che comparivano in scala 1 a 1 nel video di Hillary Scofidio nella Biennale di Architettura di 2 anni fa, no? E che non ci facevano perdere. Non capiamo più se eravamo a Venezia Vera, a Doha o a Shanghai o non so dove altro, dove era stato costruito il modello, o a uno di Venezia. Per cui, diciamo, in un mondo in cui il concetto d'autenticità evapora comunque, l'argomentazione in fondo è debole. Se ci sarà confusione, ci saranno passi ulteriori, penso che faremo vedere sempre più immagini in movimento, penso che faremo vedere più video. Ecco, forse quell'ambiguità che c'è oggi tra fotografia e rendering ce l'avremo tra video virtuale e film, ecco, no? Certamente Big saranno i primi a muoversi su questo campo, però a me la cosa tutto sommato mi scalda poco.